Astro nasce da tutta una serie di riflessioni che abbiamo fatto noi come studio assieme a Tubes. È stata una collaborazione vera e propria. L'idea comunque di pensare alla vita che stiamo vivendo, dove è più possibile avere questi oggetti plug and play. Quindi il calore non è solo qualcosa che deve nascere da un impianto e un radiatore classico, ma può essere comunque un elemento nomade, una sorta quasi di scaldabagno 2.0, dove abbiamo cercato però di inserire anche un altro tipo di funzione, che è quella della purificazione dell'aria. E il fatto di combinare queste due situazioni per me è stata una sfida molto interessante. Quando abbiamo disegnato Astro, abbiamo provato diverse soluzioni anche materiche. Alla fine siamo riusciti ad arrivare comunque all'uso del Baidur, che è un poliuretano rigido, e ci permette di avere un materiale che comunque è isolante, ma allo stesso tempo di dare una plasticità che altrimenti altri materiali non ci avrebbero permesso. Un altro elemento secondo me molto importante di Astro sono le gambine, perché puoi averlo in due versioni, appoggiato a terra con una gambina molto piccolina, oppure sulle gambe un po' più alte come ce l'ho qui dietro di me, che permette comunque anche di cambiare la visione dell'oggetto, anche perché l'apertura da dove poi esce l'aria alza questo vassoietto che è nella parte superiore, e l'idea di creare questa sorta di avvallatura era proprio per dare l'opportunità di mettere degli oggetti di qualche tipo. Il fatto di creare la connessione tra designer e azienda, il lavoro diventa molto più semplice. In futuro con Tubes faremo grandissime cose di sicuro. Dopo 2 anni ci troviamo a presentare 3 tipologie di prodotti. Sono suddivise in 2 sostanzialmente. La prima è quella di Alberto Meda, si parla di step by step, prodotto costruito interamente in alluminio. Poi presentiamo ufficialmente quest'anno la collezione Plug and Play, Eve, e il secondo è Astro. Questi 2 prodotti nuovi non scaldano per irraggiamento, quindi la superficie del prodotto non è calda, ma scaldano per ventilazione. Sono 2 prodotti estremamente tecnologici, perché oltre alla funzione di riscaldamento hanno delle funzioni aggiunte. Eve di Roberto Ludovica Palomba ha la funzione di illuminazione, quindi io posso permettermi di accendere l'illuminazione solo perché voglio avere un effetto all'interno della casa, oppure posso aggiungere la funzione di riscaldamento. Astro invece di Luca Nichetto ha la caratteristica non solo di riscaldare, ma di depurare l'aria. È fornito di filtri a carboni attivi, quindi oltre alla purificazione dell'aria cattura anche gli odori. Può essere utilizzato non solo d'inverno quando c'è la necessità del calore, ma anche d'estate quando c'è la necessità di purificare l'aria all'interno dell'ambiente. Tubes è impegnata molto anche sotto l'aspetto della sostenibilità e del risparmio energetico. Per quanto riguarda i prodotti della collezione Elements, abbiamo innanzitutto il materiale di costruzione, che è completamente alluminio riciclabile, e abbiamo un contenuto d'acqua estremamente irrisorio. Per quanto riguarda invece gli altri 2 prodotti, abbiamo la possibilità di avere la gestione del dispositivo tramite un'applicazione scaricabile per Android o iOS, che permette la regolazione del prodotto e quindi anche evitare lo spreco di energia. Programmando il dispositivo ti permette di decidere di accenderlo per 2 ore, oppure addirittura di programmare le accensioni e gli spegnimenti durante l'arco sia della giornata che della settimana. E questo è un impegno da parte dell'azienda proprio nei confronti del risparmio energetico, che non significa il gas metano che si utilizza per il funzionamento della caldaia, ma significa anche l'utilizzo dell'energia elettrica, che in questi ultimi anni sta avendo un grande riscontro positivo nel mercato.